100.000 visitatori alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. La kermesse chiude i battenti con un record di visitatori al Pala Tartufo, allestito come ogni anno nel cortile della Maddalena. Gli eventi dedicati al folklore hanno fatto registrare un pienone con numeri ancora mai visti nella città delle 100 torri, così come gli approfondimenti dedicati alla nocciola e i sabati a base del buon cibo Langarolo sono stati molto apprezzati. L'unica flessione in tutta la manifestazione, durata oltre un mese, è stata registrata nel weekend segnato dal maltempo e dalle esondazioni, weekend in cui quasi tutti hanno preferito rimanere al riparo e in casa. La kermesse si è chiusa nel segno della tradizione con l'asta mondiale di beneficenza in cui sono stati raccolti 227.200 euro a suon di tartufi pregiati, fondi che andranno a sostenere progetti di solidarietà in Italia e ad Hong Kong. Più che soddisfatto delle vendite, il presidente dell'Enoteca regionale piemontese Cavour, il senatore Tommaso Zanoletti, perché in un'annata difficile per il tartufo si è comunque riusciti a portare all'incanto pezzi grandi e pregiati. Chiude la kermesse, ma la stagione dei tartufi è ancora aperta e intanto dall'ente fiera promettono che la manifestazione del prossimo anno durerà più a lungo. Aprirà il 5 ottobre e chiuderà il 18 novembre 2012.